Come ha detto prima Paolo, io sono qui per conto terzi, ma per conto terzi non perché sia stato incaricato. In realtà la poesia che leggerò è come se l'avessi trafugata, perché è di un poeta saronnese che vuole rimanere anonimo e magari fino a 2 minuti fa voleva rimanere inedito finché campa, e adesso rimane solo anonimo. Una poesia scritta da un ventenne e io ho piacere di leggerla perché l'ho trovata molto bella. San Miniato al Monte. Abbiamo scoperto San Miniato al Monte stasera, ammantato di luna. Quasi cristalli di sole avessero colpito le nostre pupille, rotolammo gli occhi, abbagliati. Ho inseguito la mia fantasia. E ho inventato un diamante fra i boschi e ho amato. Ho amato il cielo di Firenze, il suo largo volto stellato e l'Arno e i miti sacerdoti bianchi lì su quel monte. E già compiva la luna il suo cammino e si calava serena dietro i monti. Buonanotte, padre Antonino. E ci donò un'immensa tristezza. È un vago desiderio di Dio. L'Arno stanotte si è vestito d'eternità.